Un filo, o meglio una torre, unisce da oggi La Spezia Città del Messico proprio in occasione del bicentenario dell'indipendenza del più famoso paese del Centro America. Si tratta di un monumento, una stele luminosa alta 104 metri, realizzata da aziende italiane, la cui capofila, vincitrice della commessa da 85 milioni di dollari, è proprio un'impresa spezzina, la Euroguarco delle Pianazze, di cui amministratore delegato è Cristiano Ghirlanda, azienda specializzata in progettazioni e realizzazioni di ingegneria. Inaugurato il 7 gennaio scorso con una fastosa cerimonia, il monumento è una gigantesca stele in acciaio inossidabile e pannelli di quarzo illuminati da LED. L'opera, concepita per celebrare quella che viene letta come la nuova era di quel paese, è stato in Messico al centro di infuocate polemiche proprio per l'ammontare dei costi che hanno superato di 2,5 volte il pur considerevole budget di 35 milioni di dollari, proprio per le difficoltà logistiche incontrate dalle imprese locali durante la realizzazione delle opere edili. Le Stella de Luz, questo è il nome dell'installazione, ha trovato la sua collocazione all'interno di un parco urbano, proprio al centro di una zona che rappresenta essa stessa l'emblema del grande sviluppo di un'area urbana che con i suoi quasi 20 milioni di abitanti fa di Città del Messico una delle città più popolose del pianeta.